Come si declina il termine contatti del Festival della Scienza con la nostra città? Beh, si declina con un'idea che avevamo già da tempo, che vuole riportare a Genova aziende, investitori, persone, per cui sono tutti contatti. Far vedere Genova, far vedere che ospita un festival dell'importanza come il Festival della Scienza, con un grande paese straniero ospite d'onore, eventi, manifestazioni, artisti, è sicuramente una vetrina meravigliosa che ci aiuterà a dare un motivo in più a tutti i contatti che già abbiamo e quelli che arrivano per ripopolare la nostra città. Il primo contatto è tra il passato e il futuro tecnologico. Assolutamente sì, voi sapete che Genova ha anche delle eccellenze nel settore tecnologico, sono eccellenze che in passato forse hanno pensato di lasciare una città che era sulla via del declino, sono eccellenze con le quali oggi stiamo parlando e stanno riconsiderando l'idea, ma soprattutto che resteranno e vogliono fare investimenti per restare qui con noi. Ci sono i contatti all'interno della scienza, fra le parti, fra le cellule, fra i neuroni del cervello, ma ci sono i contatti anche umani, i contatti fra le parti della società. È una parola che ha ispirato moltissimi scienziati in molti significati. Ci sono tantissime iniziative che coprono come sempre l'interesse sia dei più piccoli, abbiamo addirittura un laboratorio 0-3 anni quest'anno e arriveremo a offrire un carnet ricchissimo di conferenze, di spettacoli, di laboratori su tutti gli aspetti del sapere scientifico e anche sul contatto fra la scienza, la società, l'industria, il mondo civile in generale. È difficile ovviamente. Iniziamo con Burioni a parlare di vaccini, un tema naturalmente che appunto tocca un contatto importante fra scienza e società. Finiremo con le neuroscienze, col premio Nobel NER. In mezzo tantissimi spettacoli, tantissime mostre, una bellissima mostra di matematica organizzata dall'Università di Genova che si chiama Imaginary, una bellissima mostra sullo spazio organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica di Astrofisica, una mostra sui vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e molti altri contributi scientifici di alto livello da parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia, da parte del CNR, da parte di tutti gli istituti scientifici e di tutti gli scienziati che vengono da ogni parte del mondo. Abbiamo scienziati dalla Germania, dal Giappone, dagli Stati Uniti, persone di altissimo profilo, cito per ultimo Daniele Faggin, che è il padre della tecnologia CMOS, del microprocessore e di tutta l'elettronica che abbiamo in tasca e in casa oggigiorno. Il futuro passa ancora dal Giappone? Il futuro passa da molti posti. Il Giappone è un paese ad altissimo contenuto tecnologico, con una ricerca scientifica di primissimo piano, ed è per questa ragione che l'abbiamo scelto, unitamente al fatto che è un paese di cultura millenaria e quindi ci sono anche agganci culturali importanti, per esempio con il Museo Chiossone ci sono iniziative connesse alla cultura giapponese e quindi abbiamo pensato quest'anno di scegliere il Giappone come paese ospite, ma direi che il futuro passa per la ricerca, l'innovazione. Spesso si cita la ricerca e l'innovazione degli scienziati e delle industrie, mi lasci dire che ci deve essere anche una crescita del pubblico, delle persone, perché in un paese democratico è fondamentale che le scelte di fondo siano fatte avendo consapevolezza e conoscenza scientifica anche da parte dell'uomo della strada che magari non fa la scienza in primo piano ma vota, decide gli indirizzi e quindi è necessario e importante che sia informato correttamente.